Di nuovo nello studio del mio analista vedo il ritratto di Carl Gustav Jung. Avevo pensato di non recarmi più in questo studio, ma una forza misteriosa mi ha trascinato. Il mio analista dice: prendiamo in esame il secondo volume del libro rosso. Esso troneggia sul tavolo. L'analista mi dice: Giulia, esamineremo le immagini del secondo tomo. E grazie ad esse faremo un nuovo viaggio dentro la sua psiche. Io sono tutta orecchi e l'analista apre il volume. La prima immagine mi presenta una D con un occhio e due serpenti intrecciati a formare un sistema circolatorio. Mi dice l'analista: apra l'occhio della sua psiche e lasci che i serpenti le regalino la loro forza actonia. Ora guardo la seconda immagine e vedo un uomo posto come sentinella in cima a una torre. L'uomo sta avvistando il cavaliere rosso, ovvero il diavolo, e l'analista mi invita ad essergli compagna. Piena di angoscia, io guardo l'immagine successiva e vedo il castello nel bosco. L'analista mi suggerisce che nel castello un bibliotecario tiene prigioniera la figlia, e la figlia è la mia anima prigioniera dentro il mio io. Ed ecco, nella figura seguente scorgo pietre colorate e l'analista mi suggerisce che sono le pietre della mia anima, che è come un mosaico. Tra queste pietre, prosegue il mio terapeuta, alla fine Giulia lei troverà la pietra filosofale. Ed ecco, nell'immagine successiva scorgo dei labirinti che hanno il colore della sabbia. Infatti l'analista mi dice: qui siamo nel deserto e lei, Giulia, deve entrare nel deserto del suo cuore, dove incontrerà un eremita. Ascolto finché i miei occhi si posano sulla figura successiva e vedo un albero con radici nella terra e nel cielo, sopra il quale sta un sole dorato. Apprendo dall'analista che l'albero è la mia psiche, psiche da cui germineranno fiori. Ma l'essere serpentiforme dell'immagine seguente è ancora in agguato e promette di trasmettermi la sua forza actonia. Gli occhi della serpe lanciano uno sguardo che va dritto al profondo del mio cuore. Arrivo all'immagine seguente e vedo un cerchio all'interno del quale stanno due ovali. Mi dice l'analista: Giulia, questo cerchio è la sua anima e i due ovali sono le due polarità, sopra e sotto, alto e basso, sono gli opposti che si congiungono. Io ascolto, ma già il mio sguardo si posa sull'immagine successiva, in cui vedo il gigante Isdubar, ai piedi del quale sta una piccola figura che è Jung. L'analista mi dice: ecco il dio della magia. Io fisso Isdubar, ma di nuovo nella figura seguente vedo due serpenti. L'analista mi dice: Giulia, essi le regaleranno la loro forza actonia, infera. E un serpente di nuovo vedo nell'immagine successiva. Intuisco che esso domina la mia anima con la sua sovranità serpentiforme. La mia anima è il suo regno. Ed ecco, nell'immagine seguente vedo Isdubar ferito sdraiato a terra, con accanto un uomo che prega, con le mani alzate verso la volta stellata. Devo aiutare Isdubar.
Nella figura successiva vedo un uomo che regge un mandala, al centro della quale c'è un uovo. Mi dice l'analista, Isdubar entrerà nell'uovo e dovrà essere covato. Io fisso tale uovo, che mi appare anche nell'immagine seguente, uovo dorato. Ora capisco, dovrò aiutare Isdubar affinché l'uovo sia covato di nuovo ed egli rinasca. Perché accada ciò, si faranno degli incantesimi. Il primo di essi, mi dice l'analista, è la gestazione del Dio nell'uovo. Odo una voce, è iniziato il Natale, il Dio è nell'uovo. Ed ecco, arriva il secondo incantesimo. Ecco, mi dice l'analista, la riunione delle forze nell'uovo. Odo la voce, io sono il sacro bestiame. Giungo all'immagine del terzo incantesimo e l'analista così commenta, ecco il parto doloroso del Dio ambiguo. Vedo che l'io ha le sembianze di una partoriente che patisce i dolori del parto del Dio che sta per nascere. Ed ecco, giungo all'immagine che ritrae il nuovo incantesimo, la concentrazione della luce. È questa la luce che consentirà la rinascita del Dio, commenta il mio analista, e io ascolto attenta. Ed ecco il nuovo incantesimo, la parola che dà alla luce. Io odo la voce, Amen, tu sei il Signore dell'alba. Amen, tu sei la stella d'Oriente. Amen, tu sei il fiore che sboccia più di ogni altro. E giungo all'incantesimo successivo che ritrae la traversata notturna. Vedo la barca egizia che trasporta il disco solare. Esso rinascerà e così, mi dice l'analista, accadrà della mia anima. Ed ecco l'incantesimo successivo, quello del perdono. L'io si perdona le sue parole e spera che lo faccia anche il Dio. Io accolgo in me questa strana e originale modalità di perdono. Do uno sguardo all'analista, poi di nuovo osservo l'immagine successiva e vedo l'incantesimo della supplica basata sui servizi resi al Dio. Mi dice l'analista, ecco la supplica al fuoco affinché sia clemente e si levi. Ed ecco l'altro incantesimo con la supplica basata sul patto con il Dio. L'io proclama, senza di te miseri siamo e languono i nostri canti. L'analista mi guida intanto ad osservare la prossima immagine, l'incantesimo in cui trovo il richiamo a noi, padre e madre. Nell'immagine vedo l'Iraniagarbha, ovvero l'uovo dorato. Ed ecco l'incantesimo della domanda, della ricerca e del ritrovamento del Dio. Odo la voce e nell'uovo infine ti abbiamo ritrovato. Ora so per certo che il Dio è nell'uovo. Ed ecco la figura seguente che ritrae un mostro. Esso rappresenta le crudeli prove a cui si sottopone l'io che si sacrifica. Ecco, c'è il sacrificio del Dio. Ed ecco, ora scorgo l'albero con i 12 incantesimi e alle radici l'uovo. Scruto quest'ultimo pensando a quanto di prezioso contiene, ovvero il dio Isdubar. Ed ecco, l'uovo si apre e da esso prorompe un fuoco.
mi dice l'analista, è il fuoco di Isdubar, ma anche il fuoco della sua anima, Giulia. Il Dio e la sua psiche sono rigenerati. Ora, nella figura seguente, scorgo una sfera. Essa è percorsa da segni curvi e retti. Ecco la sua psiche, mi dice l'analista, la sua psiche immersa nel fuoco ctonio. Un fuoco che prorompe nell'immagine seguente. Un fuoco che sento irradiarsi in tutta la mia anima. Essa arde nel fuoco, rigenerata insieme a Isdubar. Nell'immagine seguente vedo tre serpenti. Mi dice l'analista, ecco le forze ctonie che sono entrate dentro di lei. Ecco le serpi con il lato oscuro dell'io. Ed ora vedo coni e cerchi colorati. Mi dice l'analista, la sua anima Giulia si tinge di nuove forme e di nuovi colori. Essa risorge in un bagno cromatico. La figura successiva mi mostra due semicerchi che si toccano e l'analista mi dice, ecco la congiunzione degli opposti, ecco la coniunzio oppositorum. Destra e sinistra, alto e basso, si congiungono insieme. Ribadiscono il concetto quattro sfere inserite in un cerchio. Mi dice l'analista, ecco l'alto e il basso, l'est e l'ovest che si toccano e si avvicinano. Gli opposti di nuovo si congiungono. Ora l'analista fa focalizzare la mia attenzione su dei mandala e mi dice che rappresentano la mia anima. Hanno forme geometriche molto precise. Il terapeuta mi dice, venga Giulia, percorriamo le strade dei mandala della sua psiche. Essi sono come labirinti nei quali noi dobbiamo entrare. Dobbiamo entrare per percorrere tutte le loro vie. Questi mandala, prosegue l'analista, hanno forme e colori sempre diversi. L'anima infatti si evolve, cambia col tempo, si trasforma. E trasformandosi muta le sue vie, le sue forme, i suoi colori, i suoi disegni. Non credevo che la mia psiche fosse così complessa e avesse forme così strane. Nei mandala vedo stelle, vedo fiori, vedo petali. E mi inabisso al loro interno per trovarne i tesori. E avanzo come dentro un labirinto fatto di forme e di colori. Entro nei mandala del mio cuore per trovarne il loro segreto. A volte tali mandala hanno forme ovoidali e mi ricordano la nascita, la rinascita, una nuova rigenerazione. Talvolta i mandala si snodano lungo i quattro punti cardinali, per assumere poi la definitiva forma di un uovo. Ed ecco una stella all'interno della quale compaiono due figure femminili. Sono i due aspetti dell'anima, mi dice l'analista. Poi nella stella vedo un eremita pensante ed Efesto. Il primo è lo spirito, l'altro è l'elemento luciferino.
Ed ecco, di nuovo scorgo un mandala e l'analista commenta dicendo che di nuovo è la mia anima. La mia anima che si estende verso l'alto e il basso, verso l'est e verso l'ovest. Ed ecco, scorgo un uomo trafitto al cuore dalla lancia di un guerriero. Questo individuo è lei, Giulia, mi dice l'analista. Lo spirito le ha trapassato il cuore con un raggio dorato. Ed ecco, ora scorgo un serpente che muore dissanguato e l'analista mi svela che tale serpente ha donato alla mia anima il suo sangue, ovvero la sua forza actonia, infera. Ora essa si è sprigionata all'interno del mio io, della mia psiche, della mia anima. Ed ecco, ora vedo nascere il bambino divino. Il bambino che si è alimentato dal sangue del serpente ctonio. Ed ora rifulge nella sua bellezza rotondeggiante. Il bambino divino è il Dio che compare come il Dio nuovo. Ed ecco, nell'immagine successiva vedo un personaggio con testa di animale e cappello. La leggenda dice: questo è l'oro materiale in cui dimora l'ombra del Dio. Mi dice l'analista, accanto all'oro materiale troveremo presto anche l'oro solare. Ed ecco, nell'immagine seguente io vedo il drago Atma Victu che vuole divorare il sole. Un giovane lo scongiura di non farlo, ma esso lo divora ugualmente. Ecco, ora il sole è nella pancia di Atma Victu e occorre qualcuno che apra tale pancia. Io guardo e con attenzione scruto l'immagine successiva. Vedo un uomo che apre la pancia del drago, dalla quale esce il sangue e insieme l'oro solare. Ecco, mi dice l'analista, l'oro solare è la pietra dei filosofi, che ora sorge anche nella sua anima, Giulia. Io osservo e pongo la mia attenzione sulla figura successiva. Vedo un cerchio al centro del quale sta la pietra preziosa, la pietra dei filosofi. Ecco, mi dice l'analista, ecco il lapis philosophorum. Ecco l'oro solare, ecco ciò che cercavamo. L'analista prosegue, ecco, nella parte posteriore della pietra si trova il volto di Atma Victu, l'antico, dopo che si è ritirato dalla creazione. Egli è stato sconfitto e ha dovuto cedere l'oro solare. E questo, l'oro solare, il lapis philosophorum, porta vita nuova. Ecco, nell'immagine successiva vedo il santo innaffiatore che innaffia fiori spuntati dal corpo del drago da cui crescono i cabiri. Ecco i fiori della sua anima, Giulia, commenta l'analista, ed io li osservo con trepidazione e stupore. Ed ecco, nella nuova immagine vedo una croce, vedo una nave a vapore, una torre, un bastione con cannoni e soldati. Mi dice l'analista, ecco la profezia della guerra, della religione e della magia. E quest'ultima parola echeggia nella mia psiche. Ora vedo un cerchio all'interno del quale trovo un fachiro, un uomo crocifisso, un albero abbattuto e un toro sacrificato.
Mi dice l'analista, l'amore trionfa grazie al sacrificio. Il sacrificio di Isdubar, il sacrificio dell'io. Nella figura seguente vedo una grande luce posta attorno ad un drago. Ecco, Giulia, mi dice l'analista, la luce della sua anima rinata, sulla quale regna il drago Ctonio. Esso custodisce la luce della psiche che si sprigiona. Guardi, Giulia, prosegue l'analista, guardi l'albero della sua psiche, l'immensa luce che ne esce. È la luce della rinascita, è la luce di una nuova alba spirituale. L'albero del suo io si protende verso il cielo e lascia uscire raggi luminosissimi. Ed ecco, nella figura seguente io vedo un volto, mi dice l'analista, ecco il nuovo volto della sua anima, Giulia. Essa è rinata ed ha acquisito una nuova identità, una nuova forma, nuovi occhi, nuovi lineamenti. È un nuovo io. Ed ecco una figura ovoidale che racchiude un albero, la cui chioma è formata da un cerchio raggiante. Alla base dell'albero si trova Muspilli, da cui esce il fuoco che brucia l'albero della vita. Ecco l'Ecpirosi e da essa la conseguente nuova palingenesi. Ora il mio sguardo si posa su Filemone, il dio della magia. Mi dice l'analista, ecco Giulia, lei è stata iniziata ai misteri di Filemone il mago, ora anche lei attinge alla grande forza della magia. Mi pare che Filemone mi avvolga con le sue ali. Ed ecco, nell'immagine successiva vedo una donna coperta di veli. Una folla urlante con l'esclusione di un uomo rivolto dall'altra parte. Mi dice l'analista, la donna rappresenta la sapienza della magia. E lei, Giulia, è l'individuo che si è staccato dalla folla, attinto a questa sapienza e ora se ne va. Ed ecco il mandala a forma di fiore della nuova immagine. Questo mandala è la sua anima, Giulia, che ora è luminosissima perché è circondata dalla forza della magia. Io fisso il fiore mandalico con i suoi luminosi colori. Ma ecco, un nuovo mandala mi appare, al centro del quale sta un castello d'oro ben fortificato. Capisco che è il castello della mia anima, al centro del quale c'è l'oro solare, c'è il lapis philosophorum, c'è la sapienza della magia. Fisso per qualche minuto questo mandala, poi mi concentro sull'immagine successiva. Vedo raggi che si inoltrano verso volti umani, quali allontanandosi divengono teschi. Ecco, mi dice l'analista, i raggi della forza magica che è in lei, Giulia, che si propagano di generazione in generazione in un ciclo continuo di nascita e morte. Dette tali parole, l'analista chiude il libro rosso di Jung. Mi fissa negli occhi, poi mi dà la mano e mi saluta. Mentre il volume continua a troneggiare sulla scrivania. Io lo fisso ancora per un po', poi esco dallo studio dell'analista. Sono per strada, ma nella mia mente troneggia di nuovo l'immagine di Carl Gustav Jung.
Capisco di essere stata iniziata ai misteri della magia. Capisco che è stato compiuto su di me un rito esoterico. Un rito a cui non sono riuscita a sottrarmi. Raccolgo quel barlume di fede cattolica che mi è rimasta e dico: nel nome santo di Gesù io rompo questo rito che è stato fatto su di me. Rito fatto nel nome di archetipi e divinità ancestrali. Nel nome di una psicologia che si inabissa nell'esoterismo. Nel nome di Jung.